Buongiorno a tutti, carrozzeria RF2, Seregno, lui è Davide. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non è weekend, ma è periodo di vacanza e chiaramente spunta Davide, no? Oggi sono venuto alla RF2 a bere il caffè per cazzeggiare un po' nelle fasi di vacanza e ho trovato la 124 verniciata. Ragazzi, è un mandarino glassato favoloso. È un colore meraviglioso, una finitura lucida a specchio, guardate che roba. Non c'è sopra un puntino. Appena cambiati i filtri del forno, eh? La fatica. Senti, ma che tecniche avete usato per verniciare questa macchina? Abbiamo usato una tecnica classica utilizzata come all'epoca, quindi dopo il fondo abbiamo dato una verniciatura in monocomponente catalizzato e nulla di che, più umani per proprio dargli, proprio su richiesta del cliente, una levigatura particolare, quindi una buccia quasi inesistente ho visto che tempistica un po' più lunga nella realizzazione della verniciatura rispetto a una classica verniciatura, proprio per ottenere questo risultato. Proprio bella spianata, quasi già lucidata, sembra. È uscita così dal forno. Senza buccia proprio, è veramente bella carica, ma senza esagerare tra l'altro, perché non è che sia proprio caramellata, è molto bella, complimenti. Beh, la base era molto pulita, per cui non è stato necessario dare su chissà che cosa. Esatto, abbiamo tenuto tutti gli spigoli, tutte le linee vive come in origine, proprio per non caricare troppo e stondeggiare tutto. Guarda qua, anche dentro nelle battute delle porte, che cura, assolutamente bella, veramente bella, con tutti i suoi punti di saldatura in vista, molto pulita, molto, veramente molto di aria veramente sana, sì, mi piace tanto. Adesso c'è da fare quella battuta lì, mi diceva Roberto, il portellone, però a parte quello, direi che la carrozzeria è veramente finita. Poi ci saranno da fare le portiere, eccetera. Esatto, adesso parte tutta la finitura della scocca, con tutti i dettagli che si fanno manualmente, proprio pezzettino a pezzettino, per recuperare tutto quello che non è possibile fare nel forno, perché darebbe più problemi che altro. Certo. E poi si faranno tutto quello che è l'esterno, quindi porte, portelloni, esatto. Poi passa il rimontaggio, dopo verrà finita, eccetera, però poi la perderemo di vista. Diciamo che l'interesse qui veramente è arrivare a una scocca perfetta, perché poi viene rimontata dopo altrove da altre persone, perché questa è stata la scelta del certo, proprietario, certo. Per cui bene Davide, molto molto bella, complimenti, eh? Adesso la vedremo poi finita con le portiere eccetera nel prossimo stadio, però veramente un lavoro con i fiocchi qui, carrozzeria RF2 Seregno, bisogna complimentarsi perché hanno lavorato veramente a regola d'arte. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, buone feste ancora.